Lecce per te che cos'è? Lecce. La città. Lecce è Lecce. E a prescindere da tutto, Lecce è Lecce. Nel senso che vabbè, la città è la mia città, è la città che amo. Poi è bellissima. Dimensione d'uomo perfetta per viverci è stupenda. Non bella carta capo di bruciare, non bella pezza capo di terare, meglio lasciarti che un piglia valore, basta la guardia e tenne in che lucore. È una scuola calcio nata nel 2010 e diciamo che abbiamo raccolto un po' di frutti importanti e di risultati, specialmente negli ultimi anni, quando con l'arrivo del direttore Enrico Diamante abbiamo sicuramente cambiato marcia. Chiuso! Oh, chiuso! Sali, stringi! Andiamo! Estro! Il buco col sinistro! Quando è che tu mi puoi andare dentro? Da questa palla, quando io non la gioco di prima, che vengo dentro, puoi fare questo. Vai, no, dentro, uno, dai. È una scuola calcio che parte dai piccoli amici, cioè dai 6 anni, fino ad arrivare alla juniores. Naturalmente sono due cose diverse, perché la scuola calcio arriva fino agli esordienti, una parte degli esordienti, mentre dagli esordienti d'elite in su è più settore tecnico, cioè sono ragazzi che vengono selezionati, quindi non prendiamo chiunque, ma abbiamo creato dei gruppi da 22 massimo da poter lavorare bene. Abbiamo, col passare degli anni, raccolto molto importanti risultati, importanti, dando via quasi, adesso non ricordo bene, ma 15-16 ragazzi nei professionisti, in squadra importante, tra cui anche diversi nazionali, milanese, Ancora, a metà nazionale montenegrino, Roma, Fiorentina, Parma, Verona, 3 sono a Foggia, 6 sono a Monopoli, quindi diciamo che già per una scuola calcio, quando dà un ragazzo in una squadra professionista, diciamo che il suo campionato l'ha vinto. Noi siamo a quasi 20 ragazzi nei professionisti e quindi diciamo che abbiamo stravinto per quello che è il nostro obiettivo. Questo, uno, via! Lo staff che abbiamo è il, diciamo che di meglio non posso chiedere sul territorio, secondo me, perché ho i migliori in assoluto, cioè il direttore, partendo dal direttore che è Enrico Diamante, nel sud Italia, secondo me, a prescindere, uno dei migliori conoscitori di ragazzi del settore giovanile, ho dei tecnici molto preparati, tutti qualificati. Abbiamo cercato di dare qualcosa di importante ancora di più alla scuola calcio, prendendo un nutrizionista dove dà delle brochure e dei piani alimentari a tutti i ragazzi. Da quest'anno si è aggiunto mental coach, che specialmente nelle categorie superiori, dai giovanissimi allievi e juniores, lavora sia singolarmente che di gruppo. I buoni propositi ci sono, dai, sono contento. Dopo 11 anni di esperienza nel settore giovanile del Lecce, avevo deciso di prendere un anno di pausa, di riflessione. Poi è venuta la proposta di Fabrizio, che sposava un po' la mia filosofia di calcio, cioè anche al di fuori del settore professionistico, di lavorare comunque in modo molto professionale. Ci ha messo a disposizione tutto ciò, il necessario, che io ritengo necessario, e quindi abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. Non girare male le spalle.
Io mi occupo di tutta la metodologia dell'allenamento, formiamo gli istruttori, cresciamo insieme con il confronto. Noi cerchiamo di lavorare sul particolare e lavorando sul particolare ci vuole pazienza, ci vuole tempo, ma soprattutto ci vuole coraggio. Coraggio di far giocare a calcio i ragazzi, che non è facile, perché come presupposto principale non è il risultato, ma il risultato diventa la conseguenza dell'espressione del gioco. Indirizziamo i ragazzi ad essere intensi, tantissimo, ma allo stesso tempo tranquilli. Il divertimento e la gestione dell'attrezzo e quindi niente. Noi abbiamo il nostro credo, lo portiamo avanti e si dice sempre che nella vita i fatti, i numeri sono la risposta migliore. I numeri ci hanno detto che questo è il terzo anno di attività nostra e siamo riusciti a regalare il sogno a tanti ragazzi, precisamente 16, a coronare il sogno di arrivare nei settori professionistici giovanili. È importante aver inculcato ai ragazzi il sacrificio di crederci sempre in quello che si fa e noi diciamo che siamo orgogliosi di questo e continuiamo nel nostro lavoro. Devo ringraziare sicuramente la Roma come io parlo soprattutto come Bruno Conti, che è quello che mi ha dato la possibilità di fare questa Academy. È un campione del mondo, prima fuori dal campo e poi in campo, è una persona straordinaria. Anche grazie a lui, se ho dato ragazzi alla Fiorentina, al Verona, al Parma, è perché anche la Roma mi ha dato la possibilità di fare questo. Quindi io penso che dove metti la passione e in più ti diverti, in più una cosa è tua, in più dai la possibilità ai ragazzi che sono nati qua come me di credere in qualcosa, penso che non ci sia cosa più bella, quindi sono veramente contento di quello che faccio. Il Maradona, lo chiamavano il Maradona, perché col pallone faceva quello che voleva, come se fossero le mani con il pallone, lo prende con i piedi come se fossero le mani. È un grande Fabrizio.